L'Ambreletto, un ragazzo mi ha scritto di dire quali sono le 10 città mie preferite in Europa, quelle che io considero le più belle. È una classifica soggettiva, io la faccio e te la faccio volentieri. Me le sono segnate. Io direi che al decimo posto metto Lucerna, Luzern, in Svizzera tedesca, che è una città che va visitata. Se ci andate in macchina potete passare da Lugano, quindi vi potete fermare a Lugano, che anche Lugano è splendida, è anche Bellinzona con i castelli. E fate il Gottardo, Lucerna per me è un posto che assolutamente va visitato. Un'altra città, al nono posto metto Brașov, in Romania. Lì ci potete arrivare anche con dei voli low cost. Allora, tutte queste città ci potete arrivare con dei voli low cost e pernottare in situazioni anche magari a basso costo. Io non lo nascondo, sempre utilizzato molte volte gli hostel. Gli ostelli all'estero sono sempre ottimi. Io ho vissuto quasi un anno a Bucarest, ma l'ultima volta che ci ero tornato ho dormito in un ostello di un ragazzo inglese ed era perfetto. Brasov va assolutamente visitata. Brasov, o anche magari Sibiu, anche una città che può essere molto interessante da visitare in Romania. All'ottavo posto metto Lisbona, Lisbona, la capitale del Portogallo, che è un posto meraviglioso. La zona di Oriente, il centro, compagnia varia. Io lì pernottai in un hostel Central Lisbona, mi pare che si chiama, molto buono, pagai una cretinata vicino a Piazza del Marquês del Pombal. Lisbona è una delle 10 città che ci ritornerei per esempio volentieri. È una cittadina piccola, al settimo posto metto Spira, nel Rheinland-Pfalz, in Germania, nella regione del Rheinland-Pfalz, che per me è la regione in assoluto più bella, la regione del vino, dove c'è la Mosella, dove ci ho abitato un anno. Saluto gli amici che abitavano lì, in quella zona lì, Ludwigshafen, Bad Durkheim e compagnia varia. Speyer, questa città è al secondo duomo più grande della Germania. Vi consiglio veramente via strada principale Maximilian, quella zona è veramente meravigliosa. È il centro praticamente di una zona che potreste girare, la foresta del Pfalz. Io amo veramente quei posti lì. Al sesto posto metto Siena, perché Siena secondo me Siena è una città che merita di essere visitata. Siena, veramente mi piace molto Siena. Quinto posto metto Toledo in Spagna, vicino a Madrid. Cosa vi devo dire? Toledo è uno di quei posti che ci vorrei ritornare. Toledo è una città meravigliosa. Al quarto posto metto Segovia, dove c'è l'acquedotto romano. E qui più salgo più metto le emozioni. Segovia l'avrei voluta anche mettere nelle prime tre, a dire la verità. Potreste fare, anche se andate a Madrid, andare sia a Toledo che a Segovia. Segovia, quando arrivi, che scendi, minchia, Segovia è tanta roba, l'Alcazar, l'acquedotto. Cioè, io vi consiglio veramente di andare a visitarla. Anzi, magari una volta organizziamo un tour all'estero con l'Ambenedetto e andiamo tutti a Segovia. Segovia mi manca veramente. Al terzo posto, delle città che io reputo le mie tre, cioè le più belle, queste 10 che io reputo più belle, che più preferisco, compagnia varia, io metto San Sebastian, Donestia, nei Paesi Baschi. Paesi Baschi. Per me San Sebastian è un posto meraviglioso, che merita assolutamente di essere visitato, San Sebastian. Poi, se siete lì vicino, potete anche fare un salto a Pamplona e magari a Bilbao, però San Sebastian la metto nei primi tre. Poi, in questa classifica avrei voluto anche mettere altre città, per l'amor di Dio, ci sono tantissimi bei posti in Europa.
magari anche Cracovia, Praga, Buda, però diciamo che ho deciso di mettere queste 10. Nel nord Europa, Oslo, Stoccolma, Finlandia non mi piace nessuna, ve lo posso dire. L'unica un attimino è Stoccolma, poi no, ci sono invece là la natura da andare a vedere. Però le mie prime 10, adesso mi mancano le ultime due, mi mancano da mettere. Al secondo posto delle mie città preferite, quelle che io più amo, che reputo le più belle, quello che è, metto Napoli. Metto Napoli. Io non sono così tanto comunque amante del mare, della roba. Metto Napoli perché Napoli è una città unica per la sua gente. E Napoli è una città, o la ami o la odi. È veramente un calore. E Napoli, io amo i quartieri spagnoli. Napoli è un godimento. E Napoli la metto al secondo posto. E al primo posto, diciamo che in queste 10 classifiche meritava anche Kazan in Russia, nella Repubblica del Tatarstan, però diciamo che è già, diciamo, un po' più verso la parte, diciamo, orientale, quindi non la voglio mettere nella classifica europea. Al primo posto delle mie preferite, secondo metto Napoli. Al primo metto Mosca, perché quando tu arrivi alla Piazza Rossa, quando tu arrivi invece al Cremlino, entri, tanta roba, è tanta roba. Questa qui è la mia classifica delle 10 città che preferisco in Europa. La ripeto: decimo posto Lucerna, nono Brasov, otto Lisbona, Spire, al sesto Siena, poi metto Toledo, al quarto Segovia, al terzo San Sebastian, al secondo Napoli, al primo posto metto Mosca.